l'isola di Kirk, dove abbiamo passato la notte, e è una cosa che siamo riusciti a fare perché è fuori stagione, ma in stagione è una cosa impossibile. Libero e selvaggio, bisogna vedere quanto durerà. All'ultimo paesino c'era una pecora, dove un panificio dove abbiamo preso il burek. Proprio buono. E che grande! Wow, burek! Cos'è quello? È una cosa tipica qui del posto. Col formaggio come piace a papà. È buonissimo. Qualche secolo fa l'acqua, vedi come viene spinta in tanti canali, attenti che potete cadere, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e guardate queste qua, queste nuove, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'è un'altra vita, quella che si tirava, tu mettevi il grano e si faceva la farina con la forza dell'acqua.
Bosnia e in questa stagione ha ancora un po' di neve. Guardala come corrono! Del castello Lavaš. E riprendiamo la nostra personale strada verso la sorgente del fiume Cetina. Una casa diroccata, un borgo antico abbandonato. Che belle queste strade che si vedono. Perché non c'è una vera e propria strada, tu attraversi una regione dove c'è meno fango, viene più battuto, ma si aprono, si chiudono, si separano, si riuniscono. Ecco qua il Blue Eye. 108 metri di profondità, mica male. È un'acqua azzurrissima perché era un cratere vulcanico e si è infilata dentro la falda. Vedete com'è fatta curva qui? Questo era il cratere di un vulcano, vedete? Che meraviglia! Wow.